aiutare le imprese a diventare sempre più innovative e digitalizzate per affrontare le sfide di un mercato competitivo e globalizzato. È stato questo il tema al centro dell'incontro che si è tenuto oggi a Firenze nella sede del Florence Learning Center della General Electric Oil and Gas, a cui ha partecipato anche il Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, che ha parlato del progetto Industria 4.0 per incentivare le aziende ad investire in innovazione tecnologica. Continuiamo eh, quest'opera importante che è quella di, dire, di spiegare alle imprese che sono disponibili per la prima volta da tanti anni incentivi fiscali automatici, tanti perché sono 20 miliardi di euro nell'arco della legge di bilancio e di usarli rapidamente. Noi quest'anno per noi è un anno chiave, dobbiamo vedere girare la quota degli investimenti che fanno le imprese, eh, perché quel dato più preoccupante che abbiamo. Negli anni della crisi, insieme alla la crescita della disoccupazione, è stata la diminuzione degli investimenti nell'industria, che è il cuore dell'economia italiana. Il sistema industriale ha perso il 25% del potenziale. Allora dobbiamo ricostruirlo e, per farlo, dobbiamo insistere su innovazione e internazionalizzazione, perché mentre succedeva questo. Il dato, se vogliamo, paradossale è che le esportazioni nel 2015 e anche quest'anno faranno il record di sempre. E quindi il mondo si è divaricato: il mondo dell'industria, ma anche il mondo del lavoro. Si è divaricato tra chi ce l'ha fatta e chi non ce la fa. Rimettere insieme questo pezzo è fondamentale. Questa mattina è stato firmato anche un protocollo di intesa tra Regione Toscana e General Electric, Oil e Gas Nuovo Pignone per decidere le modalità di attuazione del progetto Galileo, che prevede un investimento in Toscana di circa 600 milioni di euro. Sono 600 milioni sulla Toscana che l'anno scorso, se vi ricordate, durante il periodo estivo firmammo con un protocollo e poi abbiamo sviluppato, portando diciamo, a realizzazione tutta la pianificazione dell'intervento. Sono 64 milioni di sostegno pubblico di cui 24 a carico dello Stato e i restanti a carico del Ministero dello Sviluppo Economico. Noi ci siamo dati da fare e abbiamo trovato anche sulla base di una ottima integrazione a volontà la collaborazione del Ministero dell'Industria. È un investimento enorme per la Toscana e mi sembra che Industria 4.0 per quello che posso vedere sia davvero il primo atto di politica industriale che da qualche decennio si fa nel Paese. Questo servirà ad aumentare la produttività, a migliorare eh, le nostre aziende, il nostro settore manifatturiero che in Toscana è ancora importantissimo e quindi io chiederò oggi al Ministro, poiché l'Industria 4.0 si basa sull'idea di integrazione, di rafforzare questa integrazione tra la Regione Toscana e il Ministero per attuare politiche di innovazione industriale. Il tavolo di lavoro sul progetto Galileo promuoverà le collaborazioni tra la General Electric, gli enti di ricerca e le piccole e medie imprese della Toscana per generare una crescita occupazionale e il trasferimento alle imprese locali di competenze e capacità operative dell'industria 4.0. Le finalità sono quelle di fare una roadmap di impegno di ciascuna delle parti che hanno firmato un anno fa il protocollo d'intesa sul progetto Galileo, che poi a novembre si è convertito in un, un uh, avviamento di progetti operativi e adesso ci impegniamo a creare tavoli di lavoro comuni perché questi progetti per assicurare che questi progetti vanno avanti nei tempi, nella qualità e nella forma che abbiamo deciso. Quindi una forma di, eh, di impegno a fare il project management di questi progetti in modo che... I risultati ci siano come come li abbiamo pensati.